Made in Bangladesh di Rubaiyat Hussain. Vale la pena di dire in apertura come è stato distribuito questo film. Questo film è stato presentato al Festival di Toronto, è stato al BFI a Londra, ha coperto in un certo periodo 64 sale in tutta la Francia, ma non è mai stato proiettato in Bangladesh. Un motivo ci sarà. E il motivo è quello dato da un riferimento che può essere cinematografico. Qualcuno ricorderà Norma Rae con Sally Field. È una storia analoga, solo che qui è una storia vera per il Bangladesh, come là lo era per gli Stati Uniti. La storia è quella di una giovane donna impiegata in un'industria tessile, la quale, in seguito a un incidente che provocherà la morte di una delle sue compagne di lavoro, mette in piedi un tentativo di sindacalizzazione e dovrà lottare contro i padroni dell'azienda, ma anche contro il marito, il quale è disoccupato, ma comunque non vede di buon occhio il fatto che la moglie si emancipi su questo versante. Perché Bangladesh? Perché il Bangladesh ha l'80% di esportazioni in campo tessile e quando si scopre che lo stipendio mensile di un'operaia trattata anche con modi estremamente autoritari in quella nazione è pari a 80 euro e si pensa quanto poi costano quei prodotti tessili sui mercati internazionali, si può capire dove stia la disuguaglianza. È interessante e importante che qui dietro la macchina da presa ci sia una donna e davanti una storia al femminile. Buona visione. কয়টা পিসের উপর তোমার কাজ করে দিনে 1650টা তাহলে ভেবে দেখো এরকম দুইটা বা তিনটা টি শার্ট তোমার এক মাসের বেতন সমান ভালো কিন্তু আমার আর কামে যেতে মানা করে ওকে তোমাকে না বলা তোমাকে বলবা যে তুমি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়েছো আপা আমরা মায়া মানুষ তো বিয়ে করলো জ্বালা না করলো জ্বালা